Buonasera signore e signori, benvenuti Pala Sport di Senigallia per la 14ª giornata del campionato di Serie B Girone C. Ha il microfono Marco Paialunga che vi saluta assieme a Enrico D'Onofrio alle riprese e allo staff tecnico statistico Manuel Bertoni e Gerardo Massi. Si affrontano nella giornata odierna qui a Senigallia la Golden Gas, squadra di casa in maglia bianca, contro Val di Ceppo Basket da Perugia in maglia scura. Val di Ceppo che al momento è relegata all'ultima posizione in coabitazione con Ortona, e la Golden Gas Senigallia che si trova a 14 punti in un turno casalingo particolarmente importante per la Golden Gas, che al prossimo turno avrà la trasferta non certo leggera di San Severo. Intanto la prima palla è in post basso per Tortù, si gira e subito a segnare contro le mani di Mobio. Tortù, primi due punti per lui, primi due punti della gara. Val di Ceppo con la palla fermata in palleggio da Casuscelli, poi arriva Meschini, pericolo pubblico numero uno per la difesa dei ragazzi di coach Foglietti. Una piccola curiosità, questa partita abbiamo di fronte appunto Meschini, primo realizzatore ad oggi del girone C di Serie B, e subito dietro proprio Lorenzo Tortù, numero 0 in maglia bianca della Golden Gas Senigallia. Quindi due realizzatori che saranno sicuramente stati oggetto di schede tecniche da parte di entrambi i coach. Intanto Mobio con il tiro in secondo tempo non va, Pierantoni a rimbalzo a catturare il suo primo rimbalzo della partita, ribaltamento per le mani di Paparella davanti a sé. Adesso c'è Mobio, gli lasciano un po' di spazio, vede benissimo Paparella il smash tra Pierantoni e Righetti. Pierantoni con la mano sinistra non trova il canestro, è già ripartita la squadra di coach Pierotti, che va a segno adesso da due punti proprio con Casuscelli, il numero 13 playmaker oggi, che si sta occupando della regia al posto di Burini. Vedremo poi quando sarà utilizzato il playmaker talentuoso con la maglia numero 30. Intanto Tortù, penetrazione, lo scarico per Fabio Giampieri, l'arresto, tiro in un fazzoletto di parquet, non va, ma l'ultimo tocco è di Petrosino, quindi rimessa per la Golden Gas affidata alle mani di Giacomini. Paparella riceve, tira senza pensarci un attimo, a rimbalzo ancora in due tempi Tortù prova ad andare fino in fondo a prendersi il fallo di Mobio, due tiri liberi per Lorenzo Tortù, fallo del numero 21, che mette immediatamente in chiaro quanto la sua presenza può essere complicata da gestire in entrambe le metà campo. Lorenzo Tortù, come dicevamo, a quota 243 punti in 13 gare, Meschini ne ha 247 ma con una gara in meno, quindi ovviamente in una ipotetica media punti Meschini è più avanti di quanto non sembri. Intanto primo tiro libero di Tortù a segno, secondo sbagliato, ma ancora una serie di tocchi che porta il possesso di nuovo nelle mani dei padroni di casa. Pierantoni riceve, sale, Giacomini non riceve, vogliono ancora andare dal numero 0 che ribalta molto bene per Paparella, tiro aperto da tre punti e infila la tripla Emiliano Paparella, 6-2 Golden Gas. Ancora Casuscelli in palleggio prolungato, si libera adesso Meschini, riceve, prova ad andare fino in fondo, si protegge col corpo e poi con un tiro complicatissimo segna il suo primo canestro della partita. Adesso è Pierantoni che mette la palla nelle mani di Giacomini, ancora la palla per Pierantoni, ribaltamento, un paio di finte, Giampieri da lontano non va, corto sul primo ferro Mobio, alla fine cattura il rimbalzo e riparte Val di Ceppo, che sicuramente cercherà di aumentare un po' il ritmo. È di sicuro la chiave, diciamo così, di Val di Ceppo, quella di aumentare un po' i ritmi di questa partita. E su questa prima accelerazione di squadra arriva il fallo di Giacomini a interrompere questa transizione umbra.
Riparte proprio ora Val di Ceppo, il blocco di Mobio per Casuscelli, non ci pensa un attimo Messini da lontanissimo, palla decisamente fuori misura, ma sul rimbalzo lungo è ancora Mobio che ha la palla adesso per un altro tentativo da tre punti, ancora a salve Casuscelli, è molto veloce sia di testa che di mani, terza tripla nella stessa azione e dai, e dai, e dai, arriva il canestro da tre punti per Perugia ad opera di Casuscelli. Fallo del numero 21 Mobio, secondo fallo, secondo di squadra. Tanto altro fallo al numero 21 Mobio, secondo fallo, vedremo se coach Pierotti correrà subito ai ripari. C'è questo tentativo sbagliato in di pochissimo da Lorenzo Tortù sotto canestro, ancora Giacomini, riapre bene per Pierantoni da tre punti, primo ferro, rimbalzo di Meschini, riparte Perugia accelerando, buonissima la palla per il lungo Petrosino a centro area a depositare i suoi primi due punti e Val di Ceppo adesso si trova avanti 9-6 con il pubblico che prova a cercare di dare una spinta. Buona l'idea del dai e vai con Paparella di Pierantoni che però non trovano punti. Dall'altra parte già il ribaltamento Casuscelli molto velocemente per Petrosino che sembra andare su in modo piuttosto morbido, ma alla fine il fischio arbitrale è più che corretto. Fallo del numero 5 Pierantoni. Fallo di Pierantoni. E sostituzione proprio quella che avevamo anticipato. Riposo per Mobio gravato di due falli, in campo al suo posto Panzieri e il tiro libero, primo dei due tiri liberi in arrivo per Petrosino a segno. Decimo punto per Perugia che ha praticamente confezionato fino adesso un 8-0 di parziale che diventa 9-0 di parziale con l'11-6 scritto sul tabellone elettronico. Giacomini a prendersi il blocco di Tortù, Tortù che ritorna, ribaltamento, ancora un blocco, la palla che si muove per linee esterne, Paparella che adesso deve trovare lo spazio, Tortù si era liberato per un attimo centro area, non colto dal passaggio, prova adesso Pierantoni a mettergli la palla in mano, gliela mette neanche male, ma poi Tortù da sotto non va a canestro, poi la più banale delle palle perse, da respiro per un attimo l'attacco di Senigallia che non sta andando a punti da qualche minuto, palla persa un po' ingenuamente sull'apertura di Panzieri per Casuscelli, rimessa affidata a Giacomini, Paparella adesso con la palla in mano, si è capito chiaramente come le contromisure su Paparella siano più adeguate delle altre, diciamo così, e chiaramente adesso Tortù vuole farsi rispettare e si fa rispettare con la pennellata di mano sinistra. Casuscelli l'arresto, tiro molto molto bene, la riapertura per il tiro da tre punti di Righetti che anche se sbagliato non si può certo lamentare coach di questa azione. Giampieri, la finta, l'arresto, la palla per Emiliano Paparella da tre punti, ancora non va il tiro ma sulla lotta rimbalzo la coppia arbitrale e sto parlando di Moreno Mirko Di Franco da Dalmine in provincia di Governo di Bergamo, scusate, e Claudio Berlangeri di Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Vede il fallo, primo fallo di Panzieri, la rimessa già nelle mani di Paparella, Giampieri la finta, ancora la palla per Giacomini, un tiro a tre punti che va a segno e Marco Giacomini si iscrive alla partita in un momento delicato anche se siamo appena a 5 minuti dalla fine del primo periodo perché ridà l'11 pari alla Golden Gas. E questa difesa di Giacomini sembrava inizialmente piuttosto onesta, invece non riesce a trovare la posizione nei tempi giusti per subire il fallo in attacco di Meschini. E fallo quindi primo, scusate, secondo fallo personale per Marco Giacomini, rimessa dal fondo affidata a Lorenzo Righetti. Eccolo qui il blocco, poi la palla ancora per Meschini, ribaltamento per Casuscelli, sfidato ancora da tre punti, ne ha messa una poco fa, questa non va, sale più in alto di tutti Righetti che regala ancora 14 secondi ai suoi e poi questa volta
dopo la bella azione di arrembato d'attacco, rovinosamente cade nella trappola dell'ottima difesa di Giacomini. Quarto di squadra. Palla persa, quindi fallo in attacco, e parliamo del primo fallo personale di Righetti. E la Golden Gas che riparte dall'11 pari, con Giacomini ancora a chiamare il movimento corna. La doppia situazione di blocco subito per la palla, Pierantoni dentro, Tortù fuori, sale adesso Paparella, e Tortù con un minimo di isolamento prova a fare il suo movimento preferito, passo in arretramento e tiro, non va questa volta. Tutto molto ben costruito, ma è ancora Cassuscelli con la palla in mano, una mezza idea di tripla ce l'aveva, regala invece la tripla a Meschini, non va, la palla sembra un pochino imprecisa, ma in qualche modo arriva a Fabio Giampieri e va subito Giacomini per chiamarsi un blocco sulla palla, va a spezzare il blocco Giacomini, poi a cercare il fallo, lo trova, ed è il fallo numero uno di Petrosino. Molto bravo Giacomini a leggere la situazione difensiva di pick and roll piuttosto porosa, diciamo così, della difesa umbra. E intanto cambio, riposo per Petrosini, per Petrosino in campo Philip Meccoli, un ex di questa partita. Meccoli qualche anno fa in maglia Golden Gas, lo abbiamo visto correre e schiacciare in questi campi, e in campo in questo momento col numero 23, mentre Pierantoni si prende il rimbalzo d'attacco e segna il suo primo canestro dal campo di questa partita. 14 Golden Gas, 11 Val di Ceppo, 3 minuti e 50 alla sirena da 3 punti. Sfidatissimo Panzieri tira qualcosa che somiglia più a un mattone che a un pallone, e dall'altra parte la difesa viene fatta a pezzi dalla penetrazione di Giacomini. Time out per coach Pierotti sul punteggio di 16 Golden Gas, 11 Val di Ceppo. Rimessa da fondo, riparte dopo il time out Val di Ceppo. Vediamo se Senigallia avrà tatticamente provato a rovinare i piani. Parte con un movimento simile al corna proprio della Golden Gas, e subito interrotta l'azione dalle mani veloci di Marco Giacomini. Ed eccola qui la situazione chiamata da coach Foglietti, a 11 secondi dalla fine dei 24, zona 2-3 per la Golden Gas, che cerca di rubare ulteriori secondi. Adesso Val di Ceppo deve inventare con Meschini, 5-4, Meschini va a prendere un ottimo spazio per l'assist su Panzieri, che realizza, si cava d'impaccio Val di Ceppo più che bene in questa situazione. Giampieri, l'uscita che lo porta a essere molto lontano dalla linea dei tre punti, ribaltamento già per Pierantoni che prova ad avvicinarsi a modo suo facendosi largo con il suo corpo, e alla fine sull'errore va a prendersi il rimbalzo e segna Mirko Pierantoni, che con questo quarto punto realizza un traguardo piuttosto interessante. 4.000 punti per Pierantoni in maglia Golden Gas Senigallia. Dopo il record di presenza arriva anche questo traguardo, e questo traguardo adesso però va lasciato un attimo indietro perché c'è il canestro di Cassuscelli.
in perfetta solitudine Pierantoni, che ribaltamento di sinistro per Paparella, la tripla, mamma mia, il passaggio di Pierantoni forse ancora più bello del canestro di Emiliano, azione assolutamente da rivedere sui canali Facebook della Pallacanestro Senigallia e di Se ne sparla, che si occuperà del servizio di questa partita, mentre c'è il lancio per Giampieri che riesce miracolosamente sia a trattenere la palla che anche a trovare lo spazio per un tiro rovesciato. Non va al canestro, ma un paio di fiammate dalle mani di Pierantoni prima e di Giacomini poi fanno scaldare il pubblico senigalliese. Adesso cambio, primo cambio chiamato dallo staff tecnico biancorosso. In campo Federico Benedetti al posto di Marco Giacomini, mi sembra di capire. Ecco qui si completa in questo momento la sostituzione. 21 Golden Gas, 15 Val di Ceppo, 1 minuto e 51 alla sirena. Della fine del primo periodo, il blocco di contenimento per Cassuscelli molto ben fatto, trova un buon tiro Cassuscelli che però sbaglia ancora una volta, ma nulla da dire, ancora un buon tempismo quello di Panzieri nel portare il blocco, poi dopo è proprio lui a commettere fallo a, in situazione di rimbalzo d'attacco. Due tiri liberi per Pierantoni che ricordiamo a quota 4000 potrebbe superarla con uno di questi due tiri liberi, e per Mirko classe 1981 credo che sia veramente una bellissima soddisfazione iscrivere il proprio nome nella storia di questa società. Già c'era entrato per il numero di presenze, a segno Mirko Pierantoni, suo quinto punto personale di questa partita per il più 7 Golden Gas. Ancora la palla per Meccoli, il blocco di Panzieri proprio per Filip che da tre punti viene invitato a tirare, non si fa certo pregare Meccoli e dice a tutti non è una buona idea per voi sfidarmi, e ringrazia, incassa tre punti Perugia, 22-18 Paparella, prova ad andare fino in fondo, anticipa il suo tiro, trova l'appoggio al tabellone, canestro da giocatore di biliardo se ce n'è uno, quello di Emiliano Paparella in questo momento. Benedetti intanto superato dalla penetrazione di Meschini, la palla gira benissimo per il tiro da tre punti sbagliato di Orlandi, entrato poco fa, dai e vai per Paparella, l'arresto del tiro tutto ben fatto, Tortua rimbalzo, viene diciamo così cancellata ogni possibilità di tiro dal fallo di Meccoli che lo spedisce in lunetta. E gli arriva anche un altro cambio, coach Foglietti manda in campo Antonio Brighi per Fabio Giampieri, mentre ci sono questi due tiri liberi a disposizione di Tortù, segna il primo Lorenzo. Per il 25-18 a segno anche il secondo, settimo punto personale di Lorenzo Tortù. 8 punti di vantaggio per chi sta difendendo in questo momento, 45 secondi circa, e questo è un fallo in attacco, dice l'arbitro, con Antonio Brighi che è abile a fare tante cose, una di queste è quella di capire un attimo prima qual è la linea di corsa dell'avversario e piazzarsi in modo che o cambia idea o c'è fallo in attacco. Palla recuperata di fatto proprio da Antonio Brighi che si va a prendere adesso l'end-off con Paparella, il blocco di Paparella per Tortù per cercare di portare al cambio, non c'è cambio difensivo, allora ritorna la palla fuori per Benedetti, ancora su Mirko Pierantoni, vediamo se da Mirko parte un altro passaggio, una freccia era per Antonio Brighi, poi Tortù deve inventare sotto pressione, non va, un po' di pasticcio con il piede perno, ma in qualche modo parte l'azione d'attacco a 18 secondi dalla sirena di Val di Ceppo, ne ha 15 rimasti in questo momento, può morire con la palla in mano, vediamo che cosa succede su questo possesso, parte la tripla a segno di Orlandi, importante reazione proprio sulla sirena con Brighi che potrebbe mettere il canestro proprio sul fischio della sirena, non va, e quindi sulla tripla di Orlandi si chiude il primo periodo con la Golden Gas in vantaggio su Val di Ceppo per 26-21.
Val di Ceppo che ha segnato 4 punti, con Petrosino 4 punti, Meschini 2, Orlandi 3, 4 per Cassuscelli, 2 per Panzeri, 3 per Meccoli, per la Golden Gas 8 di Paparella, 5 di Perantoni, 5 di Giacomini e 7 di Lorenzo Tortù. Ventisei-ventuno è il punteggio da cui si riparte, secondo periodo in arrivo per la quattordicesima giornata di questo girone C di Serie B. Meschini che verrà difeso in questo inizio di secondo quarto da Benedetti, vedremo se Perugia cercherà di sfruttare questo gap di esperienza. E Benedetti infatti si prende cura di Meschini faccia a faccia, ordini di scuderia molto chiari. Eccola la palla per Meschini che va fino in fondo subito a sfruttare una superiorità fisica che probabilmente lo è riguardante, riguarda tutte le guardie di questo campionato. Meschini veramente giocatore di una solidità piuttosto evidente. La palla gira dalle mani di Benedetti per Paparella fino a Brighi all'uno contro uno, potrebbe provarlo davanti a sé a Meschini, prova l'arresto, poi perde per un attimo la maniglia per la seconda volta, Brighi sul perno, autentica magia, poi riesce Pierantoni a regalare un extra possesso che riparte dalle mani di Paparella. Per come si era messa la situazione, una gran presa verrebbe da dire per Senigallia, e su questa azione arriva il fischio arbitrale a punire Mirko Pierantoni, fallo personale per il capitano, fallo numero 2 per Pierantoni, che chiede qualche chiarimento all'arbitro in perfetto stile capitanesco, diciamo così. Riparte ancora Meschini con la palla in mano, l'end-off, poi il pick and roll ancora per Cassuscelli, l'uscita di Meschini che va subito per l'uno contro uno, l'arresto, il tiro da tre punti non va, il rimbalzo di Tortù, e adesso arriva il fallo tecnico proprio ai danni di Meschini, che si lamentava di un contatto a suo modo di vedere falloso sul tiro da parte di Benedetti. Quindi tiro libero per Emiliano Paparella. Sul più 3 per la Golden Gas, e Paparella segna questo tiro libero. E qui a Senigallia, per un po' di tempo, ogni volta che Paparella andrà in lunetta, sarà facile farsi venire in mente quei 3 tiri liberi che qualche giorno fa hanno dato la vittoria a tempo scaduto a Senigallia. Tanto Paparella riceve adesso per Pierantoni, sale Brighi, ma intanto mette una mano a interrompere tutto Mobbio, che fa ripartire l'azione dalla rimessa laterale affidata a Federico Benedetti. Paparella, gli viene concessa una penetrazione, ma alla fine Mobbio ha le doti fisiche per cancellare questo tiro anche se in lieve ritardo. Ancora una rimessa da fondo, mentre c'è un altro cambio, arriva il campo per Riccardo Rombi al posto di Cassuscelli. E da sotto arriva, dopo la rimessa, il canestro di Lorenzo Tortù. Riceve, segna in un attimo, Senigallia torna a più 6. Eccolo qui il nuovo entrato con la palla in mano, l'arresto, la palla ancora per Mobbio, prova a avvicinarsi, gira sul perno, movimento un po' scolastico, ma in qualche modo trova il tiro, non il canestro, il rimbalzo di Tortù, e Perugia fa un buon lavoro per cercare di frenare la ripartenza del Senigallia, che arriva adesso dall'altra parte della metà campo. 10 secondi e palla ancora in mano a Paparella, tutto da inventare questo attacco. Bravissimo Paparella a mettere nelle mani di Tortù, che cerca di prendere ritmo con il passo in arretramento, tiro difficile, canestro importante, undicesimo punto di Tortù per il 31 Golden Gas, 23 Val di Ceppo. Meschini contro Tortù in questo momento sul cambio difensivo, Meschini che ha chiuso il palleggio mettendosi un po' nei guai, deve in qualche modo andargli in soccorso Rombi che spara da tre punti, non va, Pierantoni sale più in alto di tutti, mi viene un po' un brivido vedere Pierantoni che salta ancora dopo
tante presenze e 4001 punto in questa società, da sotto proprio Mirko a raccogliere nel sottobosco dell'area di Perugia una palla vagante e trasformarla in due punti. Bravissimo Mirko Pierantoni, che regala il più 10 alla Golden Gas. Philip Meccoli, palla un po' statica in post basso, si gira, mano morbida e canestro che accoglie il tiro di Orlandi, quinto punto per Matteo Orlandi in questa partita, autore della tripla di fine quarto che aveva rimesso un po' le cose a posto. Adesso la Golden Gas vede questo tiro partire di Brighi, non va, rimbalzo di Benedetti importante e ridà ancora la palla ad Antonio Brighi. Arriva il blocco, Antonio Brighi con il passaggio dietro la schiena, potrebbe essere l'azione più bella della partita fino a questo momento. Non c'è il canestro, ma c'è ancora il recupero completato da Benedetti in stereofonia con Mirko Pierantoni. Benedetti da tre punti, ci prova anche lui, non va, e questa volta sul terzo tentativo il rimbalzo è di Riccardo Rombi, che si fa leggere molto facilmente la sua intenzione da Antonio Brighi. E su questa rimessa laterale c'è la possibilità di effettuare il cambio. Riposo per Pierantoni, gravato di due falli tra l'altro, e in campo per lui Federico Ricci. E dall'altra parte Panzieri per Petrosino, mentre Rombi adesso ha davanti a sé Tortù, non lo vuole attaccare in palleggio, cerca di andare invece da Panzieri, che si fa rubare la palla prima da Paparella e poi definitivamente da Brighi. Siamo già dall'altra parte con Tortù, uno contro uno in mezzo all'area, è il suo territorio, non va il canestro, non c'è nessuno però a recuperare palla di Perugia, e quindi altro possesso per la Golden Gas che inizia dalle mani di Antonio Brighi, l'arresto, poi il passaggio per Benedetti che deve tirare assolutamente, si appoggia al tabellone Federico, non trova i due punti. 33-25 per la Golden Gas, tutto congelato da qualche momento per il tabellone. Poi a un certo punto Panzieri si trova addirittura troppo solo per decidere di tirare, va a cercare guai in avvicinamento e li trova. Fallo in attacco per la, per il Val di Ceppo, terzo personale di Panzieri, ed è obbligato il cambio per coach Pierotti proprio per Panzieri, che lascia il posto al suo compagno di squadra Joseph Mobio, e al posto di Rombi in campo Cassuscelli, Edoardo Cassuscelli. Ribaltamento da Ricci per Benedetti, sale Paparella, il blocco che porta ancora un cambio difensivo, Ricci in mezzo all'area a cercare posizione, non c'è il tempo per dargli la palla, ci prova adesso con una palla molto difficile Brighi, e arriva infatti il recupero di Perugia proprio di Petrosino, che mette già nelle mani di Meschini, triplicato quasi, mentre Cassuscelli ha un po' di spazio da sfruttare e lo sfrutta alla grande, trasformando questa penetrazione con contatto in due punti per la formazione di Val di Ceppo. In post basso addirittura con il semigancio Paparella non riesce a trovare i due punti, e Brighi si fa tentare dalla palla per un attimo, commette fallo su Meschini, primo fallo per Antonio Brighi, che ha comunque evitato qualunque possibilità di sviluppo di transizione per Val di Ceppo, che dovrà quindi di nuovo costruire un attacco a metà campo 5 contro 5. Cambio difensivo subito, ancora Tortù che si riprende la posizione a rimbalzo, ed è proprio lui a prendersi il rimbalzo. Bellissimo gioco di arresto, finta di Brighi, che in qualche modo rimette l'azione in equilibrio. Tortù si avvicina a forza di sportellate, rimane libero Brighi che si prende il tiro da tre punti, si schianta sul primo ferro. Ancora questa parabola, ancora un tentativo a salve. Mobio in palleggio non sa bene che fare della palla, poi alla fine decide di attaccare. Tortù si fa spazio
in allontanamento, ancora niente di fatto, pieno di errore, di errori questo frangente della partita. Paparella ancora a dare respiro alla manovra, non vuole rallentare minimamente il ritmo Tortù, e arriva chiara la richiesta di time out di coach Foglietti, che vuole dare di nuovo un minimo di disciplina alla gestione di questi attacchi. Sono occasioni che potrebbero dare a Senigallia un po' di respiro in attacco, invece tutt'altro. Ne approfitta Perugia con il canestro in avvicinamento di Petrosino. Time out Senigallia sul punteggio di 33 Golden Gas, 29 Val di Ceppo. Rientro dal time out chiesto da coach Foglietti. Senigallia che va subito ad affidarsi alle mani di Brighi, che viene immediatamente blizzato. Bravissimo Castuscelli, mamma mia cosa hanno confezionato dall'uscita del time out quelli del Val di Ceppo, bravissimi a blizzare il palleggiatore. E poi sul 2 contro 1 Castuscelli ha un'ottima visione di gioco, potenziale gioco da tre punti per Meccoli. E quest'azione è stata sufficiente per dare subito un'altra scossa. In campo tornano per la Golden Gas Giacomini e Pierantoni, mentre Meccoli completa il gioco da tre punti, sale a 6 punti personali, riportando a meno 1 la Golden Gas, che adesso ha ancora qualche problemino a superare la metà campo. In qualche modo Meccoli lascia un po' di spazio a Benedetti per ricevere questa palla da Ricci, proprio Ricci a ribaltarla per Giacomini. La riprende Ricci che segna un canestro fondamentale, emotivamente parlando, oltre che rimettere tre punti di distanza tra le due squadre. La Golden Gas adesso si piazza zona, ma il taglio di Mobio è ben visto da Meccoli, non c'è fallo, c'è invece un'idea di contropiedi con Benedetti che cerca il contatto e il canestro, trova entrambi. E dall'altra parte ancora a cercare il recupero Paparella, e lo trova, bravissima la Golden Gas, sia con Benedetti in transizione, molto solida la sua azione questa volta, e con Paparella molto lucido a lasciare la palla correre fuori dal campo, perché l'ultimo tocco era di Mobio. E la Golden Gas in due azioni da meno uno ritorna a più, da più uno ritorna a più 5. Giacomini ancora che cerca ordine, manda Paparella sotto per una doppia uscita, e proprio Emiliano a prendere la palla un po' complicata, viene preso sotto la maglietta da Righetti. Pierantoni è lui che si prende la responsabilità di questo attacco, si porta letteralmente a scuola Petrosino, subisce il fallo e va a conquistarsi due preziosi tiri liberi. E per la Golden Gas, in un momento in cui si fatica un poco a trovare canestri su azione, avere punti dalla lunetta diventa oltremodo importante. Realizza il primo Mirko Pierantoni, seguito dal secondo. 9 punti per Pierantoni, di nuovo a più 6 la Golden Gas. Fiammate e controfiammate delle due squadre. Petrosino intanto in ball handling, tutto da ammirare, lo scarico per Righetti che adesso si fa scippare la palla da Paparella, ma il
l'intervento di Emiliano è falloso e Emiliano si morde letteralmente le mani per non cadere in una protesta che potrebbe portare a qualche conseguenza più grave. Simpatico siparietto tra Papparella e l'arbitro. E intanto sostituzione per Val di Ceppo. Meccoli lascia il posto a Meschini, 1 minuto e 43 secondi all'intervallo, 3-9 Golden Gas, 3-2 Val di Ceppo. Cassuscelli in arresto e tiro da 3 punti puliti, da 2 punti pulitissima la conclusione di Edoardo Cassuscelli, che sta mettendo in piedi una partita molto solida. La palla da Pierantoni ancora per Papparella, ancora il gioco a due tra i due senatori della squadra, e questa volta il recupero di Righetti è perfetto. Cassuscelli mette la palla in mano in un attimo a Meschini, che compie un'autentica ingenuità, e a completare il recupero ci pensa l'onnipresente Giacomini, che per questi interventi ha un fiuto assolutamente di livello. Recupera, subisce fallo e quindi credo che non sia nulla di grave, anche se il colpo preso nella caduta coinvolgeva un fisico piuttosto imponente, cioè quello di Mobio, che se ne va in panchina con il terzo fallo sulle spalle. Torna in campo Meccoli, che si dovrà prendere cura di Ricci, e rimane stoicamente in campo Marco Giacomini, che adesso deve salire col pallone, la mette nelle mani di Benedetti. Ancora Benedetti in palleggio, cerca il compagno di squadra anche di altre situazioni passate. Cortissimo il tiro di Benedetti, che poi va a riprendere la palla, passaggio debolissimo con la mano sinistra e preda di Righetti. 3 contro 2 per il Val di Ceppo, si accontentano di un tiro da 3 punti ed è giusto prenderlo perché c'è superiorità a rimbalzo, e infatti la superiorità a rimbalzo porta al fallo subito di Filip Meccoli, che avrà un paio di tiri liberi a disposizione, mentre dobbiamo registrare il primo fallo di Ricci. A segno Filip Meccoli col suo primo tiro libero, di nuovo meno 4, partita che non ne vuol sapere di trovare il padrone ancora. 8 punti per Meccoli con questo 2 su 2, 3-9 Golden Gas, 3-6 Val di Ceppo. Cambio Papparella a riposo per questi ultimi 48 secondi, al suo posto in campo Fabio Giampieri. Giacomini a portare avanti il pallone per Benedetti, supera la metà campo, c'è molta pressione difensiva, un minimo di run and jump per Val di Ceppo, che adesso si trova accoppiata con Giacomini in faccia letteralmente a Meccoli. Non va il tiro, c'è il recupero che per un attimo sembra controllabile, invece controllabile non è. 26 secondi alla sirena dell'intervallo lungo e rimessa per la Golden Gas Senigallia. Credo che ci saranno 24 secondi, vediamo se gli arbitri cosa decideranno, ma ci sono tutti gli estremi per riportare il cronometro a 24 secondi, e così è infatti. E adesso Giacomini, che si occuperà di addormentare quest'azione fino al momento del blocco iniziale. Pierantoni taglia, Ricci si apre, sale Benedetti, ancora il pick and roll, Benedetti in palleggio a cercare un po' di fortuna, la palla per Ricci, azione confezionata dai baby della Golden Gas, che mettono un canestro importante contro canestro importante di un ottimo Cassuscelli. Fine del primo tempo con gli effetti speciali da una parte e dall'altra. 41 Golden Gas, 39 Val di Ceppo, che ha segnato 6 punti con Petrosino, 4 di Moschini, di Meschini, 5 di Orlandi, 10 di un ottimo Cassuscelli, 2 di Panzieri e 8 di Meccoli. Per la Golden Gas 11 di Tortù, 9 di Pierantoni, 8 di Papparella, 5 di Giacomini, 2 di Benedetti e 4 di Federico Ricci. Secondo tempo si comincia con la palla a Giacomini, Golden Gas avanti 41-39, con un Val di Ceppo che in entrambe le situazioni di chiusura quarto ha prodotto molto molto bene canestri sulla
sirena, diciamo così. Intanto primo tentativo di Tortù da tre punti di questo secondo tempo, non va, la palla è per Cassuscelli che attacca subito Paparella e va a prendersi il primo fallo personale del numero, scusate, il terzo fallo personale di Emiliano e il primo ovviamente di squadra di questo terzo periodo. Passa subito a zona sulla rimessa laterale la Golden Gas, Meschini attacca, poi viene disturbata la sua penetrazione da Tortù e Giacomini che va a commettere un fallo in attacco per eccesso, diciamo, di intenzione di tagliare la strada al recupero difensivo. Subisce il fallo Meccoli e perde una occasione di canestro facile la Golden Gas. E c'è il terzo fallo anche di Giacomini per coach Foglietti. Sarà comunque un problemino dover gestire con tre falli la coppia dei suoi playmaker, mentre c'è un altro fallo, il terzo, speso dalla Golden Gas, questa volta è di Pierantoni. Terzo fallo anche per Pierantoni, inizio veramente rovinoso dal punto di vista dei falli. La Golden Gas ha commesso tre falli in 43 secondi e il bonus falli è già lì a fare l'occhiolino a Val di Ceppo, che adesso ha la palla con Petrosino che la rimette nelle mani di Meccoli da tre punti. Tripla importante per il Val di Ceppo, è un autentico cross, ci sono 5 secondi per andare a bersaglio, ci prova da tre punti l'ottimo Cassuscelli e produce anche il sorpasso, 4-2 Val di Ceppo, 4-1 Golden Gas, che adesso si deve scuotere immediatamente. Un rientro in campo abbastanza sornione sembrerebbe quello dei padroni di casa Tortù. Subito avvicina la sua difesa Meccoli, lascia un po' di spazio a Paparella, prova a punirlo Emiliano, non va, l'ultimo tocco è di Giacomini e possesso per Teramo che adesso comincia a salire di livello sia l'atteggiamento ma anche la fiducia. Cassuscelli che adesso deve essere assolutamente limitato, pericolo pubblico numero uno, anche perché in sostanza non si è ancora acceso il miglior realizzatore del girone, che è il numero 8 in maglia blu, e cioè Meschini, che ha una media di 20 punti a partita, al momento ne ha fatti registrare 4. Ancora Senigallia con un attacco che non produce nulla, e ogni tanto Senigallia ha abituato i suoi seguaci, i suoi tifosi e lo staff a questi momenti di stallo. Dobbiamo sicuramente prenderne atto, ma adesso c'è anche la possibilità di reagire. Giampieri da tre punti è sfidato, si accorge del rientro di Meschini, lo aspetta, la tripla che potrebbe essere importantissima, lo sa Fabio, la sbaglia, ma non per questo dobbiamo assolutamente, parlando in chiave biancorossa, smettere di prendere dei tiri in questo modo così aperti. Riparte l'azione di Val di Ceppo, l'uscita di Cassuscelli, viene preso adesso, lasciato libero, addirittura banchetta letteralmente in area Petrosino. Time out per coach Foglietti dopo 2 minuti e mezzo di gioco. 4-4 Val di Ceppo, 4-1 Golden Gas. Cerca il pubblico di casa di scuotere i ragazzi in maglia bianco-rossa. Adesso subito il rientro
con un mini blitz difensivo non c'è la possibilità di raddoppio, quindi riparte subito l'azione, la manovra di Senigallia. Giacomini che si prende il blocco di Tortù, lo palla ancora per Tortù, buona l'idea di Pierantoni di andare in mezzo all'area, poi il gioco si apre per Fabio Giampieri da tre punti che infila la tripla importantissima del pareggio. Primo canestro della partita di Fabio Giampieri, Senigallia ne ha tanto bisogno dopo il 5-0 iniziale di Val di Cepo. Arriva la tripla del pareggio, Meschini ancora salve, continua la aridità mentre c'è questo passaggio che sembra un tiro in qualche modo. Giampieri miracolosamente tiene la palla in gioco, prova ad andare ancora fino in fondo con l'assist per Tortù. Giacomini confeziona un'ottima palla e Tortù la trasforma in due punti, il suo 12° e 13° personale. Cassuscelli adesso a cercare ancora il movimento, stesso movimento specchio di quello che Senigallia chiama corna. Meschini, l'arresto e tiro, ancora alla cerca di un tiro da fuori, non va. Polveri bagnatissime per Meschini che continua a essere sfidato al tiro, e Senigallia che beneficia di questi errori con un'altra azione che riparte dalle mani di Giacomini. Adesso la palla per Pierantoni, molto bene Giacomini ad aprire il gioco. Giampieri per un attimo ha la possibilità di guardare il canestro, lo fa adesso ma la difesa si è piazzata ed è tutto da ricominciare. Il blocco di Pierantoni, il pop per Pierantoni che da tre punti ci pensa un attimo, fa salire la sua parabola, non trova il canestro, rimbalzo di Cassuscelli, apertura per Meschini davanti a sé, a Paparella non lo attacca, ci prova invece Cassuscelli con i cambi di velocità che gli appartengono. Petrosino, la palla fino in fondo, prova ad andare, poi di nuovo per Righetti, azione lunghissima che trova con un taglio e un assist potenziale per Cassuscelli, il suo epilogo, fallo numero 4 di Giacomini. Cambio per Giacomini, arriva in campo, torna in campo Antonio Brighi e Cassuscelli avrà un paio di tiri liberi a disposizione. Al momento il capitano della Val di Cepo, autentico padrone tecnico, diciamo così, della sua squadra in questa partita, segna il suo primo tiro libero e assegno anche il secondo. 19 di Cassuscelli, pareggio a quota 46, 5 minuti e 35 alla fine del terzo periodo. Brighi, la palla per Giampieri, Meccoli davanti a lui, Pierantoni arriva sulla linea di fondo, il consegnato, il blocco per Paparella che non riesce a segnare in arresto e tiro dal mezzo angolo, da una parte alla ricerca dei punti di Meschini, dall'altra quelli di Paparella. Fino adesso invece sono altri i protagonisti dell'attacco. Meschini, la tripla corta ancora una volta, il pallone smanacciato, poi alla fine lo fa suo Brighi, apre ancora per Giampieri, viene immediatamente murato dalla difesa di Meschini e Tortù adesso con la palla in mano che verrà probabilmente cercato dopo questo pick and roll, e invece si va dall'altra parte. Brighi in uno contro uno, poi ancora per Pierantoni, eccolo qui, la palla per Tortù che non riesce a ricevere. Ottimo il lavoro di difesa ancora di Cassuscelli che da tre punti vuole andare ad azzannare la partita e lo fa. Mamma mia, che partita del numero 13, Edoardo Cassuscelli, letteralmente salito in cattedra già dal primo tempo e continua la sua opera. Adesso Tortù per Mirko Pierantoni, prova a farsi largo in area fino in fondo di sinistro, difesa fin troppo accomodante quella di Petrosino in questo momento, e Pierantoni sale anche lui in doppia cifra, 4-8 Golden Gas, 4-9 Perugia. Meschini per l'assist di Petrosino, ma è tutto annullato dal fallo in attacco proprio di Meschini. Pierantoni con un altro trucco dalla sua infinita valigia dei trucchi. Meschini, secondo fallo, primo di squadra.
riesce a mettere una toppa ad un'azione che ancora una volta aveva visto Valdiceppo arrivare fin sotto canestro. Paparella, chiaramente il piano partita di coach Pierotti è quello di limitare Paparella in tutto e per tutto, e anche in qualche modo Tortù, che adesso va a ricercare palla, gli lascia un po' di spazio Meschini, che fisicamente non perde il confronto quasi con nessuno, e anche questa volta la sua difesa è più che competente. Arriva l'errore di Tortù, la ripartenza proprio di Meschini, che vuole andare fino in fondo, prova con la sua mano destra e non funziona il sinistro da fuori, funziona la destra da sotto. Meschini con un canestro importante per lui e per la sua squadra. 5-1 Valdiceppo, 4-8 Goldengas. Paparella ancora con la palla in mano, ancora un cambio difensivo su di lui. Pierantoni riceve, tira, ma nel frattempo un fallo di Tortù ai danni di Meschini, che gli sta entrando un po' sotto pelle con una difesa fisica che rallenta ogni presa di posizione. Tortù commette il suo primo fallo personale, 3 minuti e 15 alla sirena. Con il parziale di questo quarto che recita 10-2 per Valdiceppo, 10-4 scusate per Valdiceppo, situazione a dir poco indescrivibile. Si lotta a perdere il pallone, diciamo così, e alla fine la lotta la vince Senigallia, perché purtroppo la palla era diventata ingestibile per Fabio Giampieri, e dopo un paio di situazioni ballerine sulla linea di fondo a possesso da 24 secondi per Valdiceppo, e la Goldengas che passa a zona sulla rimessa da fondo. Petrosino per Cassuscelli, adesso Cassuscelli la mette nelle mani di Meschini, che prova ad andare fino in fondo, si arresta, tira, e attenzione perché questi sono segnali chiari che Meschini si sta accendendo in questa partita. Sale a quota 8, adesso la Goldengas deve assolutamente ritrovarsi. Questa è l'occasione di Paparella per scuotere se stesso, la sua squadra, il Palasport. Infila una tripla importantissima, quella del meno 2. Cassuscelli, adesso è Brighi a prendersi cura di lui, Brighi ha i piedi per stare con Cassuscelli, mentre invece Tortù soffre un po' la penetrazione di Meccoli, e Meccoli va fino in fondo. Le gambe di Meccoli le conosciamo bene qui a Senigallia, questa volta lo portano a una penetrazione fino in fondo. Paparella ancora con la palla in mano, il blocco ancora per lui di Pierantoni, la palla si apre per Tortù, prova ad andare ancora in avvicinamento, Tortù fino in fondo, ancora la difesa regolare per la coppia arbitrale di Meschini, arriva ancora un possesso per Valdiceppo, che questa volta spreca tutto. Giampieri con una ripartenza un po' fiacca, c'era la possibilità di un sovrannumero, Giampieri adesso se ne rende conto, non è più possibile, rimette ordine, palla nelle mani di Emiliano Paparella, e si riparte ancora con Emiliano. L'ottima lettura per Pierantoni, che si prende tutto il tempo che serve per sistemare piedi e corpo. Arriva il fallo di Cassuscelli a interrompere la sua azione, tiri liberi per Mirko Pierantoni, e time out a 1 minuto 36 dalla sirena della fine del terzo periodo richiesta da Valdiceppo. Si rientra dal time out
correggo il parziale che a memoria non era stato ben individuato. Primo tempo finito 4-1 Trenova per la Golden Gas, quindi il parziale fino a questo momento è di 16-10 per Valdiceppo, che diventa 16-11 grazie alla prima parabola a segno dal tiro libero di Mirko Pierantoni. 5-5 Valdiceppo, 5-2 Golden Gas, un minuto 36 è ciò che è rimasto da giocare in questo terzo periodo. 2-2 per Mirko Pierantoni, che sale a quota 13. Cassuscelli in campo praticamente tutta la partita, se non per una piccolissima finestra di riposo nel secondo periodo. La palla in post basso per Petrosino, prova a farsi largo con Pierantoni. Pierantoni sa come difendere quella posizione, costringe Petrosino a un tiro tutt'altro che semplice per lui. Paparella a cercare subito la disciplina in questo attacco, sa che è un attacco importante, viene addirittura raddoppiato a metà campo, c'è tanto spazio per i tiratori, è quello di Giampieri il tiro scelto, è la tripla a segno di Giampieri, è quella del sorpasso. 5-6 Golden Gas, 5-5 Valdiceppo. Petrosino ancora non guarda neanche il canestro, il numero 3 mette la palla nelle mani di Meccoli, un paio di finte per liberarsi di Giampieri, grande la palla di Meccoli per Petrosino che poi sbaglia il canestro, possibilità di 2 contro 3 diciamo così per Senigallia, che adesso approfitta di una incredibile leggerezza della difesa e poi Tortù con un movimento debole non riesce a concludere. Meschini da 3 punti, la finta, il tiro e la tripla di Umberto Meschini, che ufficiale si è acceso e il miglior realizzatore di questo girone adesso diventa un problema da gestire. Risponde Paparella da 3 punti ma non va in attacco, il tentativo di posizionamento di Tutù è fermato fallosamente da Cassuscelli e Cassuscelli conosce bene questo gioco, si mette nella posizione giusta ma in modo eccessivamente aggressivo per quanto riguarda il giudizio della coppia arbitrale. Fallo quindi subito da Lorenzo Tortù, secondo personale di Cassuscelli. 5-8 Valdiceppo, 5-6 Golden Gas, 5 secondi e 6 decimi alla sirena, quindi possibilità di ultimo tiro per la Golden Gas prima di avventurarci in questi ultimi 10 minuti di partita. Pierantoni in palleggio, va contro di lui Meschini a rubar palla, ottima lettura di Meschini e il terzo periodo si conclude ufficialmente con la squadra ospite Valdiceppo in vantaggio per 58-56 sulla Golden Gas Senigallia. Ultimi 10 minuti con il Valdiceppo in vantaggio 58-56 e la Golden Gas che deve fare i conti con una situazione falli comunque delicata. Giampieri in difesa su Meccoli, la palla per Righetti, l'uscita di Meschini che adesso è ispiratissimo, il salto non è mai un buon consiglio per eseguire un passaggio e Meccoli perde palla. Giampieri, la finta, poi la ripartenza al palleggio, la palla gira benissimo, anche troppo diciamo così, perché la rapidità del ribaltamento non trova le mani di Antonio Brighi e si riparte come niente fosse successo. Ancora Cassuscelli contro Brighi, l'uscita e il blocco per Cassuscelli. Di Mobio, ancora una palla trattata malissimo da Perugia, 2 palle consecutive perse di Perugia all'inizio di questo quarto. Vediamo se Senigallia saprà approfittarne, intanto duello fisico tra Pierantoni e Mobio che sta attirando l'attenzione degli arbitri, vedremo se continuerà. Intanto Giampieri a portarsi il pallone, un po' troppo spasso, deve inventare da 3 punti, la palla tocca il ferro e Brighi si accorge prima di tutti della possibilità di regalare un extra possesso ai suoi, lo fa recuperando la palla adesso in palleggio, prova a andare fino in fondo, la finta, ancora una finta, subisce il fallo, si va a prendere 2 tiri liberi. Fallo del numero
13, Casuscelli, terzo. Casuscelli, terzo fallo personale, importante notizia per la Golden Gas a 8 minuti e 44 dalla fine dei tempi, presumibilmente alla fine della partita, ma altrimenti detto dei tempi regolamentari. Due tiri liberi dalle mani di Brighi sono quelli del potenziale pareggio. Brighi a segno, primo punto della sua partita, che arriva nel momento importante in cui la Golden Gas deve agganciare. Psicologicamente importante questo tiro, segnato, 58 pari. Ancora l'ennesima parità di questa partita con Casuscelli, che sul cambio difensivo si trova davanti Giampieri, la palla ribaltata per Meschini, attaccherà sicuramente Paparella, lo attacca, il passo d'arretramento, ottimo tiro costruito da Meschini mentre volano corpi sul parquet. Paparella dall'altra parte per Pierantoni, ancora Paparella con la palla in mano, Righetti su di lui molto aggressivo, Tortù che adesso va per il consegnato il blocco con Giampieri, la palla per Brighi, importante tripla di Brighi che subisce fallo, ancora tiri liberi per Antonio Brighi, fallo che anche senza segnare dal campo sta facendo cose importanti in questo momento della partita. Tiri liberi in arrivo per Brighi, il primo a segno, importantissimo, mentre registriamo il terzo fallo di Umberto Moschini, il Meschini scusate, secondo tiro libero non va e quindi solo un punto per la Golden Gas di vantaggio in questo momento, con Brighi che continuerà a mettere pressione su Casuscelli, Casuscelli che sta in qualche modo rifiatando, infatti sta lasciando l'incombenza di portare palla proprio a Meschini, che ha davanti a sé Paparella, il blocco per Meschini e di Mobio, l'uscita adesso è di Casuscelli con lo scarico per Mobio, molto buono, Mobio si fa leggere il movimento di virata ma poi non si chiude la difesa su di lui e Mobio segna facilmente da sotto. Tortù prova a partire contro Meccoli, si avvicina e finalmente Lorenzo Tortù trova il fondo della retina appoggiando al tabellone in avvicinamento, rimane avanti di due la Golden Gas, prova ad andare fino in fondo Righetti, si difende ma poi sul tiro Mobio va a commettere fallo travolgendo Pierantoni che era arrivato in precedenza sul pallone, quarto fallo di Joseph Mobio. E il cambio è proprio per lui, Petrosino entrerà al posto del numero 21 che fisicamente aveva comunque dato un segnale a questa partita. Vedremo se gli effetti di questo cambio saranno sfruttati da Mirko Pierantoni, su cui adesso la difesa chiaramente sarà quella del numero 3 Petrosino, mentre sono state ultimate le operazioni per asciugare il parquet. Ancora il raddoppio su Brighi, la palla per Fabio Giampieri, Tortù non guarda neanche il canestro e allora si riparte da Brighi, 10 secondi adesso per costruire un tiro, Meschini lo accompagna verso Petrosino, bravissimo Brighi a prendere il Giampieri da tre punti e Fabio Giampieri col passaggio di Brighi segna una tripla importantissima e adesso Brighi anche a prendere il fallo in attacco, capolavoro di Antonio Brighi, assist, fallo subito e time out obbligatorio per Perugia sul punteggio di 6-5 Golden Gas, Val di Ceppo 60.
6-5 Golden Gas, 6-0 Val di Ceppo. Questi 5 punti di vantaggio portano la firma di Antonio Brighi. Adesso Paparella ancora al movimento corna, Pierantoni dentro, Tortù fuori, Paparella prova fino in fondo, la palla è per Giampieri e l'anticipo su Tortù è tale da costringerlo ad allontanarsi dalle operazioni del gioco. Scivola Brighi, mancano 4 secondi per il tiro, Giampieri dovrà forzare da 3 punti, non era neanche malaccio la parabola di Fabio in precario equilibrio. Riprende il controllo delle operazioni Meschini, in area si trova ancora la palla, però è per un tiratore e il tiratore è Orlandi, segna da 3 punti riportando a meno 2 Val di Ceppo. Partita che si lascia guardare per intensità, ogni tanto qualche errore di troppo è vero, ma ancora 6 minuti tutti da seguire con grande attenzione. Paparella esce dal blocco, riceve in questo momento, anche lui scivola per la ripartenza, forse un po' d'umidità nel campo, Paparella da lontanissimo, altra tripla forzatissima per Senigallia, due azioni consecutive che si chiudono con un tiro da 7 metri sul 24esimo secondo, da 7 metri ci prova anche Meschini, non trova neanche il ferro, impatto terrificante solo sul tabellone del tiro di Meschini. Adesso le imprecisioni cominciano a essere marchiane, mentre c'è un'infrazione di 8 secondi con Paparella che forse cercando di rifiattare un attimo si trascina un po' troppo leziosamente dall'altra parte del campo. Rimessa affidata a Pasquinelli, entrato in campo per dare un po' di respiro a Cassuscelli, che sarà impiegato sicuramente fra poco negli ultimi minuti di questa partita. Meschini non ha invece bisogno di riposo, serve un ottimo pallone per Petrosino che di sinistro si mangia letteralmente un canestro già fatto. Terrificante errore, sicuramente anche un minimo di stanchezza. Adesso c'è Pierantoni marcato da Pasquinelli, non viene notato, viene invece notato Paparella da 3 punti che non va, si arrabbia con se stesso Emiliano, sa che era un tiro importante ma viene sbagliato, prova a rubar palla in modo forse eccessivo, non nel momento adatto, anche se effettivamente era a ridosso della linea di centrocampo, poteva essere una possibilità quella di procurare un'infrazione. Brighi che adesso deve essere proprio lui a pressare la palla, lo marca da dietro mettendo un po' di pressione, c'è qualche possibilità di recupero, invece la palla è per Meschini, gira velocemente per Orlandi, poi fino in fondo Petrosino che commette, anzi no, tutt'altro, flopping di Pierantoni, fallo tecnico ai danni di Mirko Pierantoni e quarto fallo personale, decisione importante della coppia arbitrale che dà un messaggio chiarissimo a entrambe le squadre, e cioè quello di continuare a giocare in modo maschio, ok, ma anche serio. Quello che dice Pierantoni immagino possa essere che comunque il movimento di Petrosino era leggermente fuori dal cilindro, cioè con la spalla piuttosto esposta più che con il corpo, ma fatto sta che il tecnico è già stato amministrato in modo positivo da Meschini, realizza, sale a quota 12, 6-5 Golden Gas, 6-4 Val di Ceppo, 4 minuti a 38, ancora Pasquinelli con la palla in mano in un momento delicatissimo della partita, se la cava piuttosto bene mettendo in ritmo Orlandi da 3 punti, non va, a rimbalzo ancora Petrosino, non riesce a recuperare palla Brighi e si riparte ancora sfidatissimo Pasquinelli da 3 punti, addirittura lungo mezzo metro, riparte Brighi che deve attaccare uno contro uno, non lo fa perché la difesa ha già riempito l'area, palla per Pierantoni, dovrà iniziarla Pierantoni dal post basso questa azione, Paparella attacca, poi lo scarico per Tortù, prova ad avvicinarsi, 8 secondi, tutta la difesa è in equilibrio e allora Pierantoni da 3 punti lo spezza con questo equilibrio, con la tripla di chi ha attributi da lunga data, 6-8 Golden Gas, 6-4 Val di Ceppo, e questa volta il fallo in attacco su Pierantoni è netto, e io la voglio sottolineare la forza di Mirko Pierantoni che dopo aver subito un fallo tecnico per simulazione si mette nella direttrice di penetrazione
e si mette nella posizione di subire un evidente fallo in attacco. Grande prova fino a questo momento ancora di Mirko Pierantone, data di nascita maggio 1981. Brighi a portare su palla, cerca di spezzare con il palleggio, qualche brivido. Nel frattempo è rientrato Cassuscelli, per questi ultimi 3 minuti e 34 sarà sicuramente più riposato e quindi sarà lui uno dei terminali più importanti. Sfidato da 3 punti, Brighi, in porta altissimo! Antonio Brighi sente, odora il sangue che scorre sulla partita e in questo momento mette 7 punti di differenza. Vuoto l'anticipo di Giampieri, ma ci mette le mani ancora Brighi, che va a recuperare palla e la tiene in vita con un recupero generosissimo. Adesso Tortù cercato in modo molto intelligente da Fabio Giampieri, fallo di Cassuscelli numero 4, e Senigallia in un paio di azioni prende il controllo di questo momento della partita, e il momento della partita è piuttosto concitato. 2 minuti e 56 alla sirena, 7-1 Golden Gas, 6-4 Val di Ceppo, tiri liberi per Tortù e time out numero 3 di Val di Ceppo, che esaurisce così i time out. Ultimo time out di Val di Ceppo, esaurito in questo momento, tiri liberi per Lorenzo Tortù, che ha la possibilità di allungare ancora. Non va il primo, quindi il time out voluto da Pierotti ha forse avuto qualche tipo di successo. Nel primo tentativo di Tortù va a segno invece il secondo per il nuovo più 8 della Golden Gas. Cassuscelli, ancora la palla, perfetti i tempi del passaggio di Cassuscelli per Panzieri, che viene trascurato per un momento e segna la palla. E dall'altra parte Giampieri per Tortù, di nuovo su Paparella, che adesso giocherà anche un po' con il cronometro. Brighi alla palla per attaccare Cassuscelli, la mette nelle mani di Giampieri, la finta viene onorata, Giampieri fino in fondo, la palla viene letta perfettamente da Orlandi, c'è il recupero che adesso vede Panzieri avvicinarsi, mangiarsi un canestro importantissimo, e forse Senigallia adesso ha la possibilità, se andasse a punti, di chiuderla probabilmente qui, e potrebbe essere, anche se mancano 2 minuti, è un po' presto, la tripla importante di Tortù, la tripla più importante di Tortù di questa partita. Sono 3 punti importantissimi, adesso a rimbalzo è proprio Lorenzo a subire il fallo, altri tiri liberi in arrivo per lui, e come si dice da sempre nel basket, i punti si pesano più che si contano, e quelli di Brighi prima, quelli di Tortù poi, sono punti pesantissimi che hanno scavato il più 9, e con questo tiro libero segno parliamo di più 10. Il vantaggio della Golden Gas in questo momento, partita dai 1000 volti, che ha chiaramente, intanto va a 21 personali Tortù, che ha chiaramente mostrato come le due squadre in momenti alterni
avevano un po' rifiatato, esaurito le energie, Meccoli fino in fondo, salta, aspetta il contatto falloso, arriva il fischio che manda il lunetto al numero 23 Umbro. Fallo al numero 0 Turtù, secondo fallo, terzo di squadra. 1 minuto e 47, 11 punti di vantaggio per la Golden Gas, che deve mantenere l'attenzione ovviamente fino in fondo, perché la Golden Gas dovesse riuscire a portare a casa questa vittoria salirebbe a quota 16 in vista della prossima trasferta che la vedrà in viaggio verso San Severo, attualmente formazione imbattuta di questo girone C di Serie B. La palla portata avanti da Brighi, supera adesso la metà campo, deve tenere il controllo del palleggio Antonio Brighi, che adesso sfrutta un minimo di palleggio, stende addirittura il suo avversario Pierantoni, riceve in questo momento di nuovo per Brighi, 4 secondi, 3 secondi, deve inventare Pierantoni col semigancio a segno anche questo, mamma mia! Che numero di Mirko Pierantoni in allontanamento, mostra delle mani che sono molto più da sarto che da carpentiere. Che bravo Mirko Pierantoni, che dà il più 13 alla Golden Gas. Adesso il tempo si ferma su questo fischio che porta il lunetta ancora a Cassuscelli. Due tiri liberi per il capitano di Valdiceppo, che va a segno, 23° punto per lui. Partita super del numero 13, che poi ha rifiatato un minimo nel quarto periodo, non va il secondo tiro libero. Giampieri adesso con un'infrazione forse di passi, non viene vista dall'arbitro, e c'è la palla per Tortù che la riceve a mo' di quarterback, non va a mo' di quarterback Brighi, e a mo' di runner Tortù, però tutto cancellato. Un minuto in questo momento alla sirena della fine di questo match Cassuscelli per il tiro da lontanissimo di Panzieri, niente di fatto, la palla schizza via, non riesce a tenerla viva Panzieri, ancora per Senigallia, e a 50 secondi con la Golden Gas a più 11 i padroni di casa cominciano a vedere quel traguardo sempre più vicino. Ma forse la Golden Gas lo sa meglio di chiunque altro, a basket non si può mai dire mai. Lo può raccontare bene anche Matera, che l'ultima volta su questo campo si è vista portare via una partita proprio da situazioni in cui sembrava tutto finito e fatto. Paparella a cercare forse il fallo, giocano, eccolo qui, arriva il fallo di Orlandi su Paparella. 39, 36 secondi e 9 decimi alla sirena. Paparella con i tiri liberi che potrebbero essere pura formalità, perché in questo momento 11 punti sembrano una montagna troppo alta da scalare per Valdiceppo, che ha dato sicuramente moltissimo, ha speso molto in questa partita. Paparella intanto a segno, ancora una partita in cui Paparella è stato in campo quasi sempre, ancora praticamente 39 minuti in campo per Emiliano, sale a quota 13 punti personali. Cassuscelli porta dall'altra parte il pallone, 8-1 Golden Gas, 6-8 Valdiceppo, non va neanche questo, il rimbalzo lungo è per Meccoli, ancora un tiro da lontano a segno questa volta di Orlandi, che sale a quota 10, ma forse stanno tutti aspettando la sirena. Paparella con la palla per Giampieri esce dall'area, non potrà tenere forse fino alla fine, c'è una discrepanza di un secondo, prova Giampieri a tenere fino alla fine, la partita finisce qui. Allora è ufficiale, la Golden Gas si prende il referto rosa battendo Valdiceppo 81-70. Onore a Valdiceppo che ha venduto cara la pelle, ma ancor più onore a una Golden Gas che è riuscita a reagire dopo un momento di annebbiamento, soprattutto con le ottime prestazioni nei minuti importanti di Tortù, ma anche di Brighi, soprattutto di Brighi per Valdiceppo. 8 punti di Petrosino, 12 Meschini, 10 Orlandi, 23 ottimo Cassuscelli, 4
Panzieri, 2 Mobio, 10 per Mecoli, per la Golnegas, 7 di Brighi, ottimo veramente il suo ultimo periodo, 9 di Giampieri con 3 triple pesantissime, 5 di Giacomini, 13 di Paparelle, 18 un'altra partita super di Mirko Pierantoni, 21 di Tortù, 2 punti di Benedetti, 4 di Federico Ricci. Signore e signori, grazie dell'ascolto. Da Marco Pellunga al microfono, da Enrico D'Onofrio alle riprese è tutto. Ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento al prossimo anno, perché la prossima partita della Golden Gas sarà a San Severo e poi ci si rivede in questo campo nel 2018. Arrivederci.